Miei amici di Anna Italia, vi faccio vedere dolce creativo che ho fatto io. Questi due bicchieri comprato nel Maison de Monde, metà prezzo, costava 22, io ho pagato 11 euro. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Questo è cosa più importante, che qui ci sono prugni, quelli secchi, senza nocciolo, ripieni con noce, vedete, noce pieno di questo, e poi yogurt greco sbattuto con panna fresca e pochino zucchero e tanto tanto panatone. Ora mangiamo, assaggiamo e andiamo a tavola. Bel profumo di aranci, fatto una cosa pazzesca, un dessert pazzesco. Vi auguro buonanotte, amici. No, buonanotte sì, ma buon anno, amici. Buon anno. Speriamo che questo anno sarà migliore. Mio cuore, vedete, mio Babbo Natale. Ce l'ho tanta luce in tutte le finestre, in due finestre, sì, in sale ancora. Speriamo che. Dovevo accendere anche, però ce l'ho altra che ho acceso ora in questi giorni. Ho acceso altra candela, ecco qua, questa, vedete? In questi giorni avevo accesa questa. Questa mio figlio mi ha regalato tantissimi anni fa qua a Coco in casa. Dove dovevo accendere prima. Ecco qua. Speriamo tanto che finiscono tutti i disastri, quelli che c'è in Ucraina, che pace arriva prima possibile. Un abbraccio a tutti e vi ringrazio di tutto. Seguitemi, mettetemi un like e veramente vi voglio bene. Cari miei amici, Anna Italia, io sono con voi. Guardate, sta arrivando un nuovo anno. Non voglio fare grande gioia, perché io sono ucraina e in Ucraina c'è guerra. E per questo, con grande sforzo, esco da casa e 20 minuti a piedi andiamo a Centrale, Piazza Centrale, andiamo a vedere gente, concerto, botte. Ho paura di botte, ho paura di tutto. Però ho fatto grande sforzo per uscire da casa, per essere un pochino allontanare vecchiaia, perché quando non vuoi uscire da casa significa vecchiaia arrivata. E noi insieme facciamo buon anno, amici, buon anno. Speriamo che questo anno sarà migliore, perché è stato brutto questo anno. Il 2024 sarà migliore, che porta pace, almeno pace e salute. Poi basta, non voglio chiedere niente, solo queste due cose. Andiamo a vedere questo concerto di ultimo dell'anno. Ci siamo arrivati, ecco, Piazza Centrale, quasi, fra 5 metri, e questo Corso Carducci. Però vi faccio tutta panorama. Cari miei amici, Anna Italia con voi, Piazza Centrale qui avanti, 100 metri. Il nostro comune arredato in questo modo. Vi saluto e vi auguro mannaggia, sono emozionata. Buon anno nuovo, amici, a dopo! Ecco, ci siamo, amici, ci sono tanti italiani e questo mi piace.
comune. Campione! Mi piace molto questo anno, amici, perché ci sono tanti stranieri ma tanti italiani. Proprio si sente che c'è crisi e c'è tristezza. C'è tristezza e gente magari non vuole andare a festeggiare alla grande come me. Speriamo che anno nuovo porta pace in tutto il mondo. Ciao Grosseto! Grosseto! Ciao! Ciao a tutti! Che colpo d'occhio incredibile questa bellissima piazza per il grande show di Capodanno! Manca allora, volevo invitare 30 minuti. Chiamare qua la giunta dell'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa serata qua in piazza. Siamo tornati dopo 3 anni in cui si mancava dalla piazza di Grosseto. Vedete anche là sullo schermo. Volevo chiamare qui Massimiliano Terranzani dell'AFMA, associazione che ha organizzato questo evento. Assistiamo, se arrivi così facciamo un piccolo saluto anche alla piazza, forse prima c'era molta meno gente. Lui, Massimiliano Terranzani, associazione AFMA. Buonanotte, auguri alla città di Grosseto che mostra sempre un grande cuore, una grande anima, tutta la città, auguri! Tanti tanti auguri, sindaco, adesso però devo fare una cosa, prima di tutto il cin cin, e poi adesso se facciamo preparare. C'è un evento che volevo che la città vivesse subito perché stanno aspettando. Visto e considerato i suoi trascorsi da ballerino, non si può esimere dal come ci sono. Ecco. Ah, questa no. E che sta andando molto bene. Vodka nascosta, non si può vedere, un pochino così, per allegria, perché è umore giù, depressione sta vivendo. È finito, amore, così. Auguri, buon anno, buon anno. Italia, preferisco e consiglio voi prendere kiwi, perché kiwi buccia molto molto fine, costano quasi come aranci, questi 2 euro, ma buccia molto grossa, e conviene, belli grossi, quando c'è 3 euro io prendo abbondante, perché più vitamina C, qui non ci sono nemmeno guanti, ma guanti devono essere, più morbida, mezzo morbide questi qua, allora buoni, prendo 2-3 kg, ancora, e sono molto contenta di questi kiwi, perché kiwi è numero uno di tutta frutta, belli, sani, ultimi forse hanno messo un po' prezzo meno. Andiamo alla cassa. Questi nostri prezzi, questi Fuji. Quanto costano Fuji? 2,50? 1,50? No, prezzo buono. Fuji i miei preferiti, io da lontano riconosco che questo Fuji, amici. Bene. 1,50 molto poco. Questi no, grazie. Questi buoni, ma no, al forno io faccio.
La mia opinione, amici, che siamo paese del zingari, è molto brutto mettere lenzuoli così, non fate mai. Quello che sta sotto non ce l'ha né luce, né respiro, né niente, è proprio meglio educato. In America, Australia, Svizzera, tedeschi, non si permettono fare così, mettere questi lenzuoli fuori. Io ogni volta che vado penso, ma mettiamo anche tutti noi, metto anche io, mettete anche voi, tutti voi mettete. Sarebbe paese del zingari, eh? Non va bene.